Esiste la necessità di superare Gesù senza superarlo, anzi rendendolo super. È necessario che intervenga di fianco alla ragione del Figlio, la ragione del Padre che, essendo quella verità che ha mandato il Figlio, così come Gesù lo ha detto, tutto il Vangelo di San Giovanni è intriso di questo significato profondo, perché si sappia che il Padre mi ha mandato, perché si sappia che il Padre mi ha mandato. Dunque, esistono nella verità di Gesù delle ragioni che Gesù stesso attribuisce al Padre. Esiste in Gesù la lotta, proprio nel momento finale della sua vita, quando nell'orto degli ulivi suda sangue e arriva a chiedere al Padre: se possibile passi da me questo calice. E poi conclude: ma non la mia volontà, Padre, sia fatta la tua. Se non fosse Gesù stesso che pone in relazione tra di loro la volontà del Figlio e la volontà del Padre, noi potremmo credere che non esista la necessità della verità del Padre che intervenga in soccorso della verità del Figlio, che osserviamo un po' qual è. Possiamo vederlo. Gesù è il Figlio di Dio che entra nel mondo e uno dei suoi esercizi massimi, messi in luce proprio con precisione, con puntualità da parte dei suoi discepoli, è proprio la lotta contro il maligno, espressa nelle persone degli invasati di Satana, e Gesù scaccia i demoni da costoro. Oggi, nel mondo in cui alle ragioni superiori l'uomo tenta di sostituire ragioni che stanno nella presenza stessa di tutto ciò che c'è nella vita, come lo stesso trascendimento di Dio Padre che esiste proprio qui in noi, l'uomo di scienza è indotto a dire che questi invasati che Gesù salva dal maligno sono spesso ossessi che hanno delle turbe che non sono riferite proprio a una entità come quella del diavolo che interviene su di loro e agisce come un dio negativo che li costringa con una presenza che possa essere rimossa. Ma esiste un vizio, esistono delle difficoltà che lo psicologo, chi agisce sulla ragione, può, allo stesso modo di Gesù, allontanare salvando. E esaminando questi atteggiamenti di Gesù, li paragona a quegli interventi di soggetti particolarmente autorevoli, dotati di capacità ipnotiche, di convinzione, così valida che un soggetto che ha in apparenza
il demonio dentro di sé immediatamente è costretto a mettersi a tu per tu con Gesù, fino al punto che, osservando Gesù, lo stesso personaggio è spinto a dire: vai lontano da me, tu cosa hai a che fare, tu figlio di Dio, con me? È l'ammalato stesso che riconosce tanta influenza nel guaritore, che assume l'atteggiamento proprio di ribellione contro chi si rende conto a questo ascendente, questa autorità proprio che sta nel guaritore, che sembra avere possibilità superiori alla norma, e con la sua autorevolezza interviene fino al punto da ristabilire l'equilibrio in una psiche che prima sembrava nel dominio di questo maligno. Ecco, tutta l'opera che l'uomo sta facendo oramai da 2000 anni è volta a togliere a Gesù Cristo quel significato di intervento prodigioso e divino che gli attribuirono invece gli apostoli. Ma gli apostoli non riferirono solo a Gesù la capacità di scacciare i demoni, di allontanarli da un ossesso e farlo star bene, ma anche di calmare i venti, di camminare sulle acque, di trasformare 5 pani e 3 pesci in intere ceste piene di pani e di pesci, tanto che dopo che 5.000 persone sono state sfamate, ne avanzano ancora delle quantità enormi. Ecco, questi interventi sono a prova di bomba nei confronti della sapienza di questo mondo. E esaminando la vita di Gesù, poi, quando arriviamo a mettere proprio sott'occhio di tutti la capacità di Gesù, morto a se stesso, di avere ancora la capacità di rimettersi in vita e di risorgere, e a quel punto andiamo a toccare lo stesso argomento di una capacità di intervenire sulla natura e calmare le acque, far tacere i venti e compiere tante altre cose prodigiose che a questo punto la scienza di oggi ha le armi spuntate. Le ha, come sempre, tutte le volte che cerca di razionalizzare l'intervento di Dio. Per esempio, sapete tutti come la scienza oggi considera, per esempio, fenomeni descritti nella Bibbia come le 10 piaghe, l'acqua trasformata in sangue, le cavallette e tutto il resto. Insomma, ci deve essere una ragione di tipo meccanico, di tipo materialistico, perché Dio non avrebbe la capacità di realizzare delle cose se non da altre cose. Vediamo benissimo che uno dei nostri creatori umani, per esempio il defunto Walt Disney, ha la capacità di far vivere un pupazzo, Paperino, e sembra vivo Paperino. Questi pupazzi che vivono e sembrano avere un carattere loro, eccetera, sono il miracolo di una esistenza vista, capace di fare, quando l'unico che è capace di fare quello che sembra fatto è il creatore, è Walt Disney. Ora, se un creatore umano ha questa capacità, la scienza è portata a togliere di mezzo l'esistenza di un creatore di cui la nostra
realtà sia la sua creazione. L'uomo vede che tutto esiste in virtù di una forza che è nelle cose, attraverso il divenire. Riconosce che esiste questa forza, riconosce che esiste l'energia, riconosce che certe cose sono eterne e non è capace di ricondurle a un valore della forza che è la forza in se stessa, tale da animare poi, avendone la forza, tutto un mondo di apparenti fenomeni. Noi oggi possiamo anche capire come ciò possa accadere, perché il mondo binario e la conoscenza di tutta la struttura intima delle cose le riconduce a una perfezione. Nel macrocosmo vediamo tutti corpi diversi, non si trova un solo pianeta che sia uguale agli altri, un solo sole che sia uguale agli altri. Il macroscopico è il dominio di ciò che è diverso. Se andiamo a osservare la struttura intima delle cose, invece vediamo che esiste sulla base dell'assoluta uguaglianza. Ogni elettrone è uguale a ogni elettrone. L'elettrone è un po' ciò che esiste a livello del microcosmo e che noi vediamo esistere a livello di macrocosmo, per esempio come la Terra che gira intorno al Sole e ha il suo spin. Noi potremmo paragonare la dinamica della Terra a quella dell'elettrone. Ma tutti gli elettroni sono uguali, invece nel nostro universo non abbiamo questa uguaglianza. Tutti i pianeti sono diversi. E quindi tra il macrocosmo e il microcosmo c'è questa differenza sostanziale, che nella struttura, tutta la struttura si poggia sull'uguaglianza di un modo di essere, ossia su una struttura elementare che è regolata dall'uguaglianza nelle relazioni. Mentre invece poi quando questi valori superano il loro limite, dato nel livello atomico dal fatto che la struttura elementare dell'atomo, che è la dimensione dell'angstrom, quando arriva a essere 10 elevato a 10 abbiamo il metro, e sulla base del metro poi tutto è dissimile. Al di sotto del metro tutto è uguale, al di sopra del metro tutto è dissimile. E ci rendiamo conto che simile e dissimile sono i due opposti che fanno parte della stessa struttura di un apparire grande o piccolo, solamente come modi e possibilità di esistere se conferiamo valori di grandezza o di piccolezza con la nostra mente. Se la nostra mente assegna valori a un puro sistema binario tipo 1100110 e attraverso la memorizzazione di questo file su un DVD, questo DVD è messo su una struttura di esame sempre con le stesse regole, quindi la struttura di ciò che è sempre uguale, e quindi è quella che esiste nel mondo, no? Se noi la struttura la consideriamo sempre uguale, ecco che quel DVD si trasforma sul video in un mondo apparente in cui esistono personaggi apparenti, ragionamenti apparenti, idee apparenti, personaggi che agiscono in base a sentimenti apparenti. Ma tutta questa apparenza su cosa si basa? Su 1100111, questo c'è. Chi determina tutta quella apparenza?
è la struttura sempre uguale con la quale tutta la stringa è esaminata. È la struttura che poi all'atto pratico è quella struttura sempre uguale che è determinata nel nostro mondo atomico. Quindi noi abbiamo un esempio reale di un modo di essere che sembra avere vita propria, ma in effetti deve la sua vita propria a una struttura elementare che è sempre la stessa ed è come il software che è predisposto a osservare una pura combinazione tra l'essere e il non essere, che poi è suscettibile, grazie all'attività di uno spirito di osservazione, di trasformarsi in un apparente mondo dinamico, materiale, oggettivo, eccetera. Quindi, a questo punto, noi siamo in due condizioni. Abbiamo un mondo cui conferiamo il termine di mondo reale e abbiamo un altro mondo ideale costruito da una struttura di regole che è quell'altro mondo sulla base del quale questo mondo appare. Qual è il mondo vero? È la struttura del mondo vero e la struttura elementare sta proprio nell'assoluta esistenza binaria che si riconduce a valori opposti tra di loro come l'essere e il non essere, un 1 e uno 0, che proprio come termini di una narrazione rendono possibile una narrazione. Allo stesso modo che i segnali Morse di punto e linea possono diventare un discorso, SOS, che significa vieni, aiutami, e con punto e linea noi siamo messi in condizione di creare il significato che poi diamo alle cose. Ecco che c'è la necessità di partire dal mondo reale in cui entra il Figlio di Dio a dare valore umano, ideale alle cose e interviene in modo miracoloso, divino, a dare salvezza e a dire attenzione, il compito dell'uomo è di morire a se stesso in questo mondo. La vostra salvezza non sta se volete vivere in voi stessi, perché se voi vivete in voi stessi e salvate voi stessi, che cosa avete fatto di buono? Nulla. Perché Dio vuole darvi tutto e non solo voi stessi. E se voi avete come successo il vostro successo di voi stessi e non morite a voi stessi, voi non potrete superare il vostro limite ed avere tutta l'esistenza di ogni singolo soggetto, quel prossimo avuto come se stesso, tolta di mezzo la differenza che esiste nella prima attribuzione in cui esistono alberi che danno frutto buono e alberi che danno frutto cattivo, in cui esistono la strada, i sassi, la siepe, il terreno buono, tanto che il seme di Dio finito sulla strada è calpestato e se lo mangiano gli uccelli, finito tra i sassi germina ma poi non trova sostentamento e si secca, finito nella siepe cresce ma poi è soffocato e finito nel terreno buono dà frutto quando il 70, quando il 50, quando il 30. Gesù vi fa capire che c'è un disegno e ogni persona è un personaggio buono o cattivo e voi non giudicate, mi raccomando, perché per ribaltare tutto ciò che sembra,
Gesù si rivolge a tutti gli schemi che allora erano ritenuti perfetti, come gli scribi, i farisei, e li attacca e difende chi? I malfattori, e dice: io sono venuto a salvare i malfattori e non questi altri. E dice: c'era uno che pregava a Dio dicendogli: Signore, Signore, ti ringrazio come mi hai fatto. E quindi Gesù dice che alla base di questo soggetto c'era il ringraziamento, quindi non una arroganza, ma il ringraziamento. Ti ringrazio per come mi hai fatto. Io digiuno 2 volte alla settimana. Io faccio tutto quello che mi dici. Ti ringrazio perché non sono come quello lì. Quello lì non fa niente di buono. E poi dice che quell'altro pregava Dio e dice: salvami, perché io sono tutto sbagliato. E Gesù dice: chi uscì salvato è stato quello che era giudicato cattivo e non chi era buono. Gesù capovolge i valori di questo mondo, li capovolge. Per lui è chi è tartassato, è chi è un violentato dagli altri, chi sta bene, chi è beato. La beatitudine di Gesù è il povero in questo mondo, è colui che ricevendo uno schiaffo offre l'altra guancia, si fa schiaffeggiare ancora, è chi derubato è ridotto in una condizione tale che ha solo una tunica e un mantello, si vede chiedere la tunica e gli dà anche il mantello, gli dà tutto. Per Gesù l'ideale è l'uomo che si spoglia interamente di se stesso. Ecco, se volete seguirmi, caricatevi della vostra croce e venitemi dietro. L'ideale di Gesù in questo mondo è la croce. Ma che cosa hanno fatto i cristiani partendo da questo ideale, da questo sale? Hanno usato la ragione dell'uomo per capovolgere interamente l'ideale di Gesù. L'ideale di Gesù è diventato che questo mondo è salvato. Come? Attraverso che cosa? Per esempio, attraverso la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa che cosa fa? Cerca di risvegliare nell'animo di chi ha poco la pretesa di avere quanto è giusto, perché si mette a spingere su ciò che è di sbagliato, perché si è tolto di mezzo. Il miserabile deve avere quello che gli è tolto, mentre Gesù diceva: ti si chiede la tunica, dagli anche il mantello e denudati. La dottrina sociale della Chiesa dice: no, chiedi a chi ha 50 tuniche di dartene un po' di quelle che arbitrariamente ha, perché bisogna salvare questo mondo. Ecco la idiozia a cui è arrivata la stessa fede nel Figlio. Perché? Perché non hanno capito che Gesù diceva: devi morire a te stesso. E invece la dottrina della fede porta non alla povertà di se stesso fino alla distruzione del proprio io, no, ma a fare di ciascuno di noi uno pieno dei doni dello Spirito Santo, uno che sia buono, che sia grande, che sia nobile, che abbia questo, 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 una grande figura nel suo spirito. Ma non era la grandezza dello spirito secondo Gesù. La grandezza dello spirito secondo Gesù stava nella povertà di spirito, in chi diceva:
io sono un malfattore. E non in chi diceva: ti ringrazio Signore perché io ho tutti i doni che tu mi hai dato. Ma che fine ha fatto nel disegno di Dio la logica che Gesù Cristo aveva detto chiaramente? La mia logica non è di questo mondo, perché la logica di Dio non è di questo mondo. Quale logica segue la dottrina sociale della Chiesa? La logica di questo mondo. Togliamo di mezzo il fatto che la dottrina sociale della Chiesa sia animata da Dio. Togliamo il fatto che sia Dio l'animatore. E ditemi se vi è differenza tra la dottrina sociale espressa dalla Chiesa e la dottrina sociale espressa dall'uomo per bene. Non c'è alcuna differenza. Lo scopo è lo stesso: salvare questo mondo. Ma questo è il mondo della differenza. In questo mondo c'è il figlio del re e il figlio della serva. Se anche salviamo questo mondo, rimangono sempre tutti costoro. E allora che cosa dobbiamo fare? Togliere di mezzo il figlio del re e il figlio della serva, fare diventare tutti uguali e appiattire ogni cosa, impedire che ci possa essere un malfattore che diventa un santo. No, perché bisogna livellare tutto nel senso della giustizia. Dove? Ora. E dove è ora? In questo mondo in cui non esiste libertà. Per cui la dottrina sociale della Chiesa è spinta ad agire laddove non c'è libertà. Ad agire in quella condizione in cui il popolo di Dio era schiavo in terra d'Egitto. È lì che si è ricondotta e ridotta la fede cristiana. Nella condizione in cui l'uomo era prima dell'Esodo, prima, perché questo mondo d'Egitto della differenza esiste, meno male, perché c'è la possibilità di avere il bene e il male, c'è la possibilità di una lotta, di una vittoria, perché Dio in questo mondo fa esistere di tutto e l'uomo vorrebbe togliere il negativo e abbassare il positivo, livellare tutto. L'uomo che cerca di intervenire nel momento in cui l'uomo era ancora schiavo in terra d'Egitto, in questo mondo dissimile, vanifica addirittura l'esodo di Mosè, fa regredire l'uomo proprio in quella terra d'Egitto dove si venerava il sole, si veneravano le cose oggettive, il successo del mondo, il benessere terra a terra. È a questo fine che spingono tutti i media della Chiesa, incapaci di capire che questa fase è solo di una fase iniziale in cui tutto è stato assegnato provvisoriamente a personaggi che hanno il solo scopo essere tolti di mezzo uno per uno, non vitalizzati, tolti di mezzo, perché se l'uomo non toglie proprio di mezzo la differenza sostanziale che gli è stata data da Dio con la differenziazione, non esiste più il secondo momento, la seconda fase in cui, avendo ciascuno superato il suo limite, finalmente può cominciare il regno di Dio in cui tutto è aperto a tutti. E l'uomo vorrebbe ancora rimanere in questo mondo, finalizzando il disegno di Dio a questo mondo per salvare la persona. La persona deve togliersi di mezzo, perché alla persona Dio promette ogni persona, non solo il suo limite della sua persona. Dio vuol dare all'uomo il prossimo suo come se stesso. Ecco perché la necessità della venuta nuova di Gesù e della sua verità a mettere
a posto le cose, ma in modo assoluto, perché per quanto Gesù, il Figlio, è intervenuto in questo mondo, avete visto tutti dove è finito. Lo stesso cristianesimo ha adottato interamente la logica di questo mondo, ha condotto la logica di Gesù, che era finalizzata all'altro mondo, l'ha piegata a questo mondo. La brava persona, secondo Gesù, è chi in questo mondo riceve l'applauso delle persone. E Gesù cosa diceva? State bene attenti quando tutti vi lodano, perché significa solo che avete sposato la logica di questo mondo. Perché se voi sposaste la logica dell'altro mondo, voi puntereste in questa vita a fare sparire il vostro ego. E invece in questa vita voi volete affermare il vostro ego, santificarlo, togliergli di mezzo tutto quanto ci abbia di incrostato, riempirlo di valore. E invece lo scopo della vita dell'uomo è di togliergli di mezzo proprio l'ego. E quindi ecco la necessità che Gesù si ripresenti in un padre che sia super rispetto al figlio e lo renda super, super partes, e non inguaiato tra le parti, proprio come quella figura che riconduca questo mondo al mondo di Dio e spieghi questo mondo proprio come quella frase momentanea e necessaria in cui, dovendo esistere ogni personaggio sotto forma di un animo che lo viva, è necessaria la presenza di santi e di demoni. Ma quel Gesù che li scacciava e non li convertiva deve essere superato da una fase in cui Satana è convertito. Gesù Cristo ringrazia il Padre e dice: ti ringrazio Padre per quelli che mi hai dato. E poi dice: ma mi hai dato anche altri che per ora non fanno parte del mio gregge. Ecco, Gesù è ritornato nella verità che è in me a impadronirsi anche di tutti gli altri greggi. E come? Attraverso la trasformazione di Satana, che in virtù della sua libertà riconosca infine che l'unico vero ideale è quello di Dio e non quello di Satana. La conversione di Satana è il massimo successo di Dio e riguarda un'opera possibile al Dio Padre, perché il Dio Figlio scacciava Satana. Satana era in legione, infilato in una mandria di porci che andavano poi a buttarsi nel lago. Gesù allontana, sposta Satana, libera l'uomo da Satana, ma non può intervenire nel disegno per togliere di mezzo il male, perché nel disegno il male ci deve essere. Quando il male è tolto di mezzo? Quando arriva Dio Padre e con le ragioni di Lui che ha creato il disegno dimostra come il male, personificato da Satana, è lo strumento per portare a Dio tutti coloro che devono essere portati a Dio attraverso un'opera di disgusto per il male, anziché di attrazione per il bene.
A Dio si può arrivare in due modi, o perché si ama il bello, o per l'orrore per ciò che c'è di brutto. E a questo fine è più forte l'intervento ottenuto da Satana che dal bene, perché la capacità di attrarre del bene è limitata, ma il male, il male ha una forza strepitosa. Io posso mettermi di fronte a una bella ragazza e dirle: vieni tra le mie braccia, guarda, io ti amo, vieni tra le mie braccia. Ma vi assicuro che se io avessi modo, ricorrendo a un mio amico che sta alle sue spalle, di costringere l'amico a usare uno spillo e a impiantarglielo nelle natiche, vi assicuro, lei fa un balzo nelle mie braccia. Perché? Basta uno spillo, basta la punta di uno spillo a riuscire a muoverla verso di me, mentre non bastavano tutte le mie profferte di amore. Ecco, Dio, che arriva così, trasforma il male nel massimo bene che esiste. E se in questo mondo così stanno le cose, che il male è il massimo bene che esiste, capite bene che errore è insito nella teoria sociale della Chiesa che vuole togliere di mezzo il male. Se il male è tolto di mezzo, non c'è più neanche il bene. Ma si toglie di mezzo il male solo se si prescinde dal mondo che vediamo ora e se ne capiscono le ragioni superiori. Solo le ragioni del mondo in su possono convincere Satana stesso a convertirsi. E quali sono queste nuove ragioni che il figlio dica ora, al punto da poter convertire Satana? Che cosa c'è di forte in quello che state udendo da parte mia che faccia convertire Satana? C'è la stessa legge dell'uomo, la stessa fisica dell'uomo, che in un mondo in cui ciò che esiste è dinamico nel tempo e nello spazio, dimostra già con la stessa esperienza dell'uomo che non esiste una dinamica. Se non esiste la dinamica uguale e contraria, possono esistere rivolte verso il centro e produrre ammassamento, oppure possono essere dirette verso l'esterno e produrre espansione. Ma sia in un caso sia nell'altro, siamo sempre presenti a due opposte dinamiche. Ditemi, noi come chiamiamo ciò che ci comprende? Lo chiamiamo universo o biverso? Lo chiamiamo universo perché lo stiamo vedendo dinamico in un verso. Ma se la stessa legge fisica dice che non è possibile che esista un verso, se non esista il verso uguale e contrario, credete che noi si veda per sempre in un verso? O che non ci sia la percezione anche del verso opposto? Vedete, se la vita umana va da un limite, che è quello della nascita, a quello della morte, e ora noi siamo in mezzo tra i due limiti e esistono i due versi uguali e contrari, proviamo a pensare che siamo riferiti al limite della fine come il principio. Se diciamo che la fine è il principio,
stiamo rispettando il valore assoluto che esiste. Perché neghiamo la fine dicendo che è il principio, e attraverso due negazioni noi attuiamo azione e reazione. Quindi la fine è il principio, e tutto quello che è in mezzo, che cos'è? Tutto quello che è in mezzo viene dalla fine, andando a ritroso, sotto il profilo della dinamica del magnetismo e dell'antimateria, e noi lo vediamo andare nel senso inverso, verso la fine, ma nelle forme opposte della materia e dell'elettricità. Di conseguenza, noi stiamo vedendo il nostro verso nella forma materiale e del movimento elettrico, perché da lì veniamo, nelle forme uguali e contrarie del magnetismo e dell'antimateria nella sua dinamica. E così siamo a metà, perché siamo per metà risorti e per metà invece ancora da morire. La morte è superata e tutti quanti noi ci ritroviamo per metà morti e per metà che andiamo a morire, per metà che siamo già resuscitati, e essendo tutti quanti per metà già convertiti, perfino Satana è convertito da autorità, e nella dinamica verso il passato, che è la vera azione di Dio, in questa dinamica tutto ritorna a come era sempre prima, sempre prima, sempre prima, e Satana rientra e ritorna a essere quel bellissimo angelo che era Lucifero, e è convertito anche lui. Vedete? La verità nuova, ma non è quella nuova, è quella che già Gesù spiegò a Nicodemo, perché Nicodemo voleva sapere come si entra nel regno dei cieli, e Gesù lo disse: devi scendere dall'alto. Come? Un vecchio deve rientrare nel grembo di sua madre e nascere di nuovo? No, gli disse Gesù, sono due le vie. Una è nella dinamica dell'acqua, l'altra è nella dinamica dello spirito. E Gesù rivelò scientificamente il principio di azione e reazione, per cui se uno spirito si muove verso l'alba, viene visto arrivare notte. Noi vediamo il contrario di ciò che è vero. Andiamo spiritualmente verso il principio di tutto già ora, già tutti risorti, ma proprio grazie a questa dinamica negativa del senso dell'universo, proprio quella al contrario, noi proprio grazie a questa dinamica negativa possiamo vedere la dinamica positiva dell'universo. Quindi questa dinamica che noi stiamo vedendo non è quella originaria. La dinamica originaria è quella negativa. E se non ci credete, poiché quello che esiste oggi è l'interazione tra azione e reazione, e noi assegniamo uno a tutti e due, ma li differenziamo, uno in più uno e l'altro in meno uno, e li combiniamo insieme, la verità di quello che c'è ora come il combinato tra azione e reazione è di segno negativo, è meno uno, ossia è il tutt'uno che esiste ma che torna verso lo zero. Questo significa che più uno per meno uno uguale meno uno, ossia che azione per reazione uguale a meno uno, ossia che il sì del sì è il sì e il sì del no è il no. Combinando i due opposti tra il sì e il no, noi combiniamo azione e reazione, e quello che accade non è il sì combinando il sì del no, il sì del no è il no,
Il no del sì è no. Bisogna negare questa vita, perché questa è la verità. Negare questa vita e non affermarla, cara dottrina sociale della Chiesa, perché questo è il comando divino. Il sì del no è il no, il no del sì è il no, quindi è il no l'ordine di Dio. Tutta questa realtà che esiste e che, abbandonata apparentemente alla propria legge, rivela questa infamità, deve essere tolta di mezzo, perché deve ritornare ad essere un puro disegno, e l'uomo deve tornare a divenire il proprietario, l'utente di questo disegno. Il compito dell'uomo è di indiarsi e, divenuto un Dio, secondo il suo bussare libero del suo spirito, poi, uno per uno, saremo tutto il bene che esiste in questo mondo. Tutto! Saremo il prossimo nostro come noi stessi. Ma questo sta già accadendo. Ed è quella verità che ritorna in chi domina il disegno e lo presenta e lo mostra e fa capire con la legge stessa dell'uomo che noi siamo veramente in un mondo devolutivo che sta tornando già ora all'inizio e che Dio sta togliendo già ora l'abito reale che si consuma ed è mangiato dalle tarme e porta alla morte per dare una vita eterna, immortale, ideale a ciascuno secondo l'ideale che si è formato liberamente nel corso della sperimentazione del suo limite. Ed ecco la grandezza della croce in questa vita. Se sposate la croce in questa vita, avrete la vittoria assoluta sulla croce, ma non qui. Qui dovete accettare la croce, qui dovete respingere il valore del vostro ego, lo dovete togliere di mezzo. Ciascuno di voi deve finalizzare la sua vita a togliersi di mezzo per il bene degli altri. Questo deve essere il fine. Ognuno accetti di perdere tutto quello che ha in una società che cerca di spogliarti. Deve essere l'atteggiamento soggettivo, questo, e non quell'altro, della dottrina sociale della Chiesa che oggi ha sovvertito il cristianesimo e ha fatto interamente perdere il sale di Gesù Cristo. Perché il mondo di Gesù Cristo vi è tradotto come il mondo di chi è per bene. Ma è già chi è per bene che fa quelle cose lì. Se voi amate chi vi ama e vi difendete da chi vi attacca, cosa fate di buono? Gesù vuole degli eroi che muoiano in questo mondo, che rinuncino a tutto, che dicano no alla propria vita, perché se ciascuno punta a non avere più nulla nella sua vita, solo allora la salva. Ma è una questione di non confondere il fine con il mezzo, perché il mezzo è questa vita in terra d'Egitto che è momentanea, che è l'assunzione personale di singoli personaggi, ma in cui ogni personaggio deve vincere la sua battaglia e togliersi di mezzo, superare se stesso. Bisogna puntare a superare il proprio io. Ciascuno deve essere spinto a fare questo. Ecco la modalità per superare con la logica del padre il figlio senza superarlo, anzi facendone uno super, perché Gesù già lo disse a Nicodemo,
Bisogna scendere dall'alto, bisogna andare verso il passato. Solo allora tutto ritorna ad essere puro. Perché il mondo, affidato al criterio matematico che lo ha prodotto secondo la giustizia matematica, ma la giustizia matematica che si regge sull'equilibrio impone bene e male, e sono mezzi che devono essere usati con il fine della massima vittoria ottenibile proprio attraverso le differenze che esistono in questo mondo tra il bene e il male. Non bisogna puntare alla squalificazione di tutto attraverso una mediocrità, perché se si impedisce che in questo mondo esista un imperatore, nessuno potrà più essere, se lo vorrà, un imperatore. Quando? Nel suo mondo ideale. Ma ciascuno dovrebbe essere solo quel mediocre operatore del tran tran di una vita che a quel punto perde talmente di fascino e talmente di importanza come un libro scritto in cui nulla mai accada di significativo, né in bene né in male. Ma chi lo legge questo libro? La Divina Commedia di Dio è tutt'altro. Comprende personaggi diabolici e santi che sono assegnati provvisoriamente, che vedono i soggetti di questa assegnazione provvisoria vincere ciascuno la sua battaglia, superare ciascuno il suo io, e quando ciascuno ha superato il suo io, ecco, tutti quanti finalmente partono allo stesso modo per fruire la vita che è stata disegnata da Dio ed è aperta a tutti finalmente, a partire dalla stessa partenza di ciascuno che ha superato il suo io. Quindi lo scopo in questa vita è superare il proprio io, non quello di farne un santo, non quello di farne uno pieno di grande capacità, di santità e di chissà cos'altro. No, di farne uno umile, che voglia togliere se stesso, che si consideri meno di tutti gli altri, che non abbia la presunzione di essere pieno di valori, di grandezza, di bellezza, ma il più misero che esista, chi consideri se stesso sempre meno degli altri e non più degli altri. Questo deve essere il fine cui ogni uomo deve essere spinto, non quello di fare di se stesso chissà che cosa di grandezza e di virtù, ma tutt'altro, uno che si accorga della necessità di togliersi di mezzo per quello che ha avuto per poter finalmente poi avere tutto. Ecco come la logica del padre interviene su questo mondo che è regolato oggi dalla scienza, e usando proprio la scienza mette KO tutti i presuntuosi di questo mondo, idealizzando proprio quello che disse Gesù: prendete la vostra croce e seguitemi. Il padre, venuto in soccorso del figlio, lo ha superato, ma facendone uno super.